Pezzo. Rigore, palla al Gallaccio che lancia lungo per Fiorini. Fiorini può andare a tu per tu, Fiorini a tu per tu, lo scavadetto di Fiorini. E la palla termina cavolosamente sul fondo. Però è terminato sul fondo e quindi ancora si ganga dalla bandierina a cercare un compagno. E c'è il vantaggio del Valmontone. Mattia Marini, il numero 5 di testa, ha svettato mettendo dentro il corner dalla destra di Sganga, in preciso sinistro. Non c'è nessuno per raccogliere questa sfera, invece è un'ottima occasione per il Laterossi. Ora è cost to cost, è 5 contro 1. Pallone giocato per Masci e c'è fuori gioco. Parte Gallaccio col destro di Gallaccio, pallone che sfiora l'incrocio alto. Serie di contrasti, pallone resta lì alla fine, allontanato solo per un momento. Tartaglione col destro, palla che però termina alta ancora una volta. De Rossi recupera però la sfera, cerca Molinaro che di testa prova ad allungare su Marini. In velocità Molinaro sfonda su Marini in un primo momento. Ancora Molinaro, bravissimo qui il 9. Molinaro la piazza! E arriva il pareggio della Polisportiva De Rossi. Euro gol di Molinaro. Che gol del 9 qui! La pezza di merda! Bravo! C'è il rosso qui! C'è il rosso qui invece! Gredino! Per Di Saverio a rientrare. Si sgola di Renzo per avvisare i suoi delle possibili avvisargli di questo calcio di punizione. Infatti arriva il 2-1 del Valmontone con Tartaglione di testa a segno, entrambi centrali della formazione di Loreto oggi. Resta dietro sia Amico che Tartaglione. Va Manuele Sganga dentro col sinistro, pallone che passa e c'è il 3-1 di Filippo Tagliani. 3-1 di Filippo Tagliani, ancora una volta decisive, letali, le palle ferme per la Polisportiva De Rossi. Tagliani di testa, si inserisce da parte della Polisportiva De Rossi, ma termina qui la gara. Termina 3-1 al campo Certosa tra Polisportiva De Rossi e Valmontone. Si impone con 2 gol di scarto la formazione di Loreto. Vantaggio nella prima frazione.